la mia parte emotiva vuol farmi tornare dalla ragazza che si è comportata male con me. Come evitare che ciò accada? Come sempre ragazzi, io vi ricordo che sono disponibili per consulenze private a pagamento per chi avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale o perché avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Per saperne di più, link in descrizione. Amico mio, quella non è la tua parte emotiva, quello è il tuo desiderio di tornare dalla ragazza che hai idealizzato. L'ho trattato spesso questo tema, l'idealizzare una ragazza, ovvero l'errore che fate più spesso, cioè il pensare che quella ragazza sia la ragazza perfetta, quella che volete a tutti i costi, quella che desiderate, che bramate. Lo dico a ragion veduta perché l'ho provato anch'io. Anch'io sono tornato da ragazze strisciando, ragazze che mi avevano trattato veramente come una pezza, malissimo. Perché? Perché ero convinto che loro fossero quelle ragazze. Perché? Perché le avevi idealizzate. E perché si idealizza una ragazza? Perché non si ha una mentalità dell'abbondanza. Si tende a vedere quella ragazza come l'unica e non conoscendola si comincia a fantasticare sul fatto che sia fantastica, priva di difetti, bellissima, perfetta per noi. E è proprio per quello che le idealizzi, perché non l'hai vista dinanzi a te. Non l'hai vista con i suoi difetti, come tutti quelli che le ragazze hanno, perché ogni ragazza ha dei difetti, anche la più bella del mondo, caratteriali, fisici, che tu non vedi magari perché l'hai conosciuta su Instagram, da una foto, su un'app di dating, e ti sei fatto tutta la tua idea, ma non ci hai convissuto, non l'hai conosciuta, non l'hai frequentata. Io ti consiglio di fare un test. Se conosci una ragazza, prova a uscirci una settimana tutti i giorni, o a viverci una settimana. Cambi idea da così a così, capisci che quella persona non fa per te, perché noi siamo per pochi, e ti consiglio anch'io di essere per poche. Tirartelo un pochettino, di non renderti disponibile a tutte, perché ti svaluti. Un qualcosa che è disponibile per tutti e va bene a tutti è una cosa di poco conto, di poco valore. Una cosa che, o una persona che è per poche, è molto più preziosa. Questo è un po' il concetto che deve passare, ma soprattutto quello di non idealizzare una ragazza e pensare che anche loro hanno lati negativi, che magari tu non vedi, soprattutto quando l'hai idealizzata. Tu finisci per tornare da lei andando contro quello che è lo spirito di conservazione o il proprio amor proprio, perché non hai altre alternative, perché lei ti ha dato una micro attenzione e tu ti ci sei attaccato morbosamente, perché nessun'altra lo ha fatto. Questo è un errore madornale, però posso capire che all'inizio uno parta proprio da questo, dall'errore della idealizzazione di una ragazza che lui crede perfetta, che poi non si rivela essere tale. Come evitare che ciò accada? Sicuramente smettendo di idealizzare una ragazza, l'ho spiegato in un sacco di altri video, e producendosi abbondanza. Magari prima mentalmente, cioè pensando che tu potenzialmente puoi uscire e sentire qualsiasi ragazza. Ce ne sono a valanghe, miliardi nel mondo, te lo assicuro. E poi farlo nella pratica, cominciare a sentirti con più ragazze. Quando cominci a scriverti con più ragazze, parlare con più ragazze, frequentare più ragazze, uscire con più ragazze, ti assicuro che doserai il peso che singolarmente dai ad ognuna. Perché? Perché ne hai tante. So che sembra un discorso materialistico, ma non è così. Se tu dai tanta importanza comunque alle ragazze molto frequenti, eccetera, ma allo stesso modo a tutte, non sentirei mai attrazione particolarmente grossa verso una sola che sarà capace di obbligarti a tornare da lei anche se ti tratta male. Perché? Perché tanto ne hai delle altre. Quindi avere più possibilità ti rendono libero da questo vincolo. È un po' come avere più possibilità di lavoro. Se tu hai solo un lavoro dove vieni trattato malissimo, però non ne hai altri, è ovvio che stai lì fino a che il fisico te lo concede o la salute mentale te lo concede. Se invece hai un sacco di offerte di lavoro, appena qualcosa non va in quella posizione che ricopri, ma tu te ne vai, ma senza pensarci un secondo. Perché? Perché ne hai tante altre. Quindi avere più scelta, ed è una cosa che si crea col tempo e nasce col tempo, con l'esperienza, con la fatica, è la chiave di volta per svoltare e per non essere più dipendente affettivamente, che non è affetto ma è un'altra roba, da quella ragazza che ti ha trattato male. Questi erano i miei 2 cent. Vi ricordo come sempre che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale o perché avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Per saperne di più, link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.